bel punto, quello precedente spreca tutto, vantaggio per Volandri. Che lungo linea e rovescio, grande volo. Questo è sicuramente il suo lato migliore, molto bravo sul rovescio, a volte non riesce. Bravissimo. Eh sì, 5-0 per Volandri. Ancora una volta il diritto in reggio, ovvero 6-0, oppure di giocare all'altezza, deludente soprattutto perché gioca davanti ai propri tifosi qui a Sao Paolo. Eh sì, ecco, palla a sé per Volandri. Gioco secondo. Lungo linea, dentro per Volandri, il secondo set è suo. 7-5, ma 0-6 qui per Belucci. Vediamo se... Gli mette in contropiede, cosa da ammirare per Volandri. Ed è fuori e si piega in due di nuovo. C'è Thomas Belucci. Che peccato, grandissimo. Tu hai esaurito qui a Sao Paolo, c'è una bellissima atmosfera pure. Drop straordinario di 5 o 6 minuti già, impressionante la fisicità di entrambi questi giocatori. Entrambi questi giocatori che cercano un... Volandri,
Filippo Volandri, che classe! Settima palla break per Volandri. Sbaglia di nuovo. De Filippo Volandri realizza il break. 3-2, conduce. E ormai. Ecco, ormai sembra finita questa partita. Con Belucci che di nuovo esce fuori campo. Ormai non ha più senso arrendersi a questo punto, avrebbe dovuto farlo prima. Ma è Volandri. Volandri 4-2. Volandri vence 4 games a 2. E dopo quasi 2 ore e mezza finalmente sembra che Zero games. Fisicamente Belucci non lo è. Incredibile queste palle, due palle break. La palla stava per rimbalzare per una seconda volta, ma lui no. È arrivato per vincere il punto e poi Game Volandri. In rete. Volandri vince 5 games a 2. Secondo break consecutivo Volandri per Filippo Volandri, che cosa per il cambio campo avrà la possibilità di andare a servizio per vincere questa semifinale del Brazil Open 2012. E per arrivare in finale, la finale che si svolgerà domani, e lui giocherà contro la testa di serie numero 1. Ricordiamoci che non è neanche una testa di serie per questo torneo Filippo Volandri, né per questa partita, neanche per 7. Volandri non è stato favorito per quella sfida lì, ma ha vinto in 2 set, stravinto 6-2 e 6-3. E da quel punto in poi ci ha sempre messo 3 set per battere gli avversari. Prima con buona la prima per Volandri, 15-0. Lui ormai è di fretta, vuole concludere questa partita il più presto possibile. Ormai solo i 2 punti di distanza da un'altra finale qui. Filippo Volandri, si vede benissimo la delusione di Thomas Belucci. Eisti Volandri, 3 palle match per lui, 3 match point per Filippo Volandri. Ed è fatto fuori il rovescio di Thomas Belucci. Ecco la gioia di Filippo Volandri. Lui ha battuto l'eroe locale qui a Sao Paolo e lui è arrivato in finale. Quasi si scusa col compagno per il fatto, con l'avversario, scusate, per il fatto che quest'ultimo, Thomas Belucci, si è infortunato alla caviglia proprio
al termine del primo set. A quel punto è un po'...